Io credo che sia rimasto sospeso un tema che secondo me è fondamentale, il tema dell'immigrazione come risorsa, il tema dell'immigrazione esatto. come ricchezza. Io non sono d'accordo, io mi sfilo da questo convincimento, oppure il non tema... Non lo è. Gli immigrati pagano la pensione agli italiani, oppure l'immigrazione serve, però, l'ha detto Juncker ieri, l'immigrazione serve per fronteggiare l'invecchiamento demografico. E io credo che se si voglia bloccare il calo demografico, l'Italia, il tasso di natalità è sostanzialmente a zero, non abbiamo bisogno di importare immigrati, magari importando schiavi, importando manodopera a basso costo, facendola lavorare a 3 euro all'ora, alimentando il caporalato. Io credo che non abbiamo bisogno di lavoratori a zero diritti e mi piacerebbe che i sindacati intervenissero, invece i sindacati non intervengono. Noi sembra quasi che stiamo importando merce, importiamo soggetti utilizzati come merce per lavorare a basso costo. Io credo che se noi volessimo realmente intensificare e investire sulla natalità oppure sull'aumento demografico basterebbe creare non delle discutere politiche di coppie di fatto, di unioni gay, si potrebbe semplicemente investire sulla famiglia, delle politiche a favore delle famiglie, ad esempio a favore delle famiglie monoreddito con 4 figli a carico, quella dovrebbe essere, quindi non importare immigrati utilizzati come schiavi ma facciamo delle serie politiche. Sul reddito di cittadinanza. Perché gli immigrati arrivano? No, purtroppo, guarda. Aspetti, giudici, perché io voglio sapere se Molteni accetta di appoggiarli sul reddito di cittadinanza. Di più, noi lo stiamo già facendo. Purtroppo noi gli immigrati, purtroppo noi gli immigrati li stiamo importando perché? Perché l'operazione Mare Nostrum. Molteni, il reddito di cittadinanza come lo state facendo? Lo stiamo facendo, guarda. Posso dire perché noi li stiamo importando perché andiamo sulle coste libiche a prenderli, siamo l'unico paese al mondo che utilizza le navi della marina, siamo gli unici paesi al mondo che utilizzavano e utilizzano le navi della marina militare non per difendere i confini ma per andare sulle coste libiche. Utilizzavano, ma tutt'oggi utilizziamo insieme alle navi europee per andare sulle coste libiche, sul bagnasciuga libiche a prendere come dei taxi e portarli qua. Allora, il reddito di cittadinanza voluto dal Movimento 5 Stelle, ne parlano, ma non stanno facendo assolutamente niente. È una misura di assistenzialismo puro. Regione Lombardia con Roberto Maroni sta facendo una cosa seria invece. Non è il reddito, l'avete appoggiato anche voi, scusa, tu non lo sai, ma te lo dico io. Il reddito di autonomia, 250 milioni di euro a favore delle persone che vivono sotto la soglia di povertà. Lombardi, la loro proposta va a favore anche di immigrati clandestini. Ah, okay. Noi lo stiamo facendo. Il Movimento 5 Stelle ne parla.